Perché non te lo fai il pullettino del Zenith Regale? Oh, vuoi fare il video per dimmi quella cosa mo che ha smesso di fare? Lo famo, aspetta. Oh, messo a mettere l'ansia, porco due. Perché te lo faccio in mezzo al video così, no? Dar nulla. Oh, andiamo a troie. Io. Mi è venuta l'idea per fare un video, no? Verresti con me? Dobbiamo vedere il film dei miei contro te e fare la recensione. Mi paghi il biglietto? Te pago il biglietto, sì. Pago pure da mangiare. Sì, no, lo porto io da mangiare. Sì. Andiamo alla premiere, in mezzo a tutti i ragazzini. Il 28 maggio. Se andiamo a vedere il film. Se vuoi c'ho la scusa, abbiamo qualche ragazzino, nipote a qualcuno e se lo portiamo. No, no, andiamo noi. Avevo pensato pure di chiedere a Gioele e Gabriele. Vestiti che... come? Ci becchiamo al cinema allora. Ebbene sì ragazzi, oggi è 30 maggio, sono passati un po' di giorni dall'ultima clip, adesso è arrivato il giorno di vedere il film dei miei contro te, che tanto speravo di vedere, in compagnia di Gianmarco e di un ospite speciale. L'ospite che sto andando a prendere ovviamente è il vostro preferito, Gioele. Gioele non sa che cosa starà per andare a vedere, infatti quando andrò lì e chiederò i biglietti per me contro te farà un po' ridere la situazione. Il fatto è che non so quale possa essere la sua reazione, magari tipo dice no, non entro e non lo vedo e quindi noi dobbiamo andare per forza da soli. Speriamo che Gioele lo faccia per il meme, speriamo. Andiamo! Tre biglietti per me contro te. È nuovo, no, è nuovo, no. È nuovo, è la premiere. Pigliamo i biglietti. Non è contro te, sicuro. Non è uscito bene. Esatto. Cioè, abbiamo pure libero, non lo dico. Come promesso, e dopo faremo la recensione. Quindi lo divide pure con occhio tecnico. Eh? Voglio che l'analizzi. Non era meglio l'attivazione 4. E sì. Quando esce andiamo? Il broso che dura un'ora. È meno questo. Ecco i ragazzini, ecco i ragazzini. Oh! Siamo a vedere il film. Che bello! Che appartengono tutti i segreti. Diamo il benvenuto in studio alla benefattora. A che ti serve? Ma è sicuro che mandare per Fagan tipo sia stata la scelta giusta? Perché siamo magici, questa gente pensa. Saru, non vedete che così lo fate piangere? Non sto piangendo! Ma ti stai per fare la pipì sotto? Boia! Scuola? Sta pure la pausa. Abbiamo tempo per riflettere e metabolizzare il tutto. Dobbiamo capire i punti di forza del film e i punti di debolezza. Perché stiamo notando alcuni buchi di trama, però diciamo che possiamo accettarli essendo un film così autoriale fatto da dei youtubers. Gioè, te lo stava gustando. Per ora penso nessun difetto. Che sta a piacere? Serio? Che film? Che ti aspettavi di vedere oggi? In cartone? Forse. C'abbiamo un ragazzino che doveva vedere me contro te. Un giro qua. Tranquilli, non è per me. Sto venimo. Ma non è che ti sei sbagliato a prendere il biglietto? No. Arriva, c'è la scuola, io ho lo zaino suo. Come quarto film, diciamo che la regia, tutto qua, il comparto tecnico, dopo la missione giungla, persi nel tempo, tutto quanto. No, è comunque no, dici tutto, non ha fatto progressi, secondo me. Dici no. Proprio che non... La sembra mangiata la carbonara più buona di Roma. Fammi vedere chi c'è sta a sta sala, fammi vedere un po'. Inizia a costruire il tuo futuro. Iscriviti al canale. Siete qua, pieno di fregna, mi sa, mi trovo no, la ragazza per me. Io sta cosa non la direi. Plot twist assurdo. Plot twist assurdo. Vedo una cosa del genere dall'attacco dei giganti. È già finito, cioè volevo almeno altre due ore di questa roba. Lui ha visto tutti i futuri possibili. E ha scelto, ha selezionato quello giusto. È l'amore che questo film trasmette. Oh. Ce l'abbiamo fatto. Oh. Abbiamo sconfitto il signor S. Tutti felici e contenti. Questo film regala gioia.
Oh, ma non è che ci stanno i post graduates? Visto... L'esperienza. L'esperienza. Gli esperienziatori. Ma noi perché siamo stati pagati per valutarlo, però. Ci ha offerto il Dream Cinema. Certo. I critici. Secondo me ci guardiamo. Tu dici che inconsciamente ci guardiamo roba di sto livello, no, e pensiamo che era topperia. No, no, no. Porco due. No, no. Per me è un po' meglio, c'è. No. Cosui. No. Mamma. È una domanda stupida, eh. Mi ricordi quel cartone che mi piaceva a me, che era strano? Fu dai, ma... Dico i pupazzi strani, cazzo. Bravo, grazie mille, Maria. Vabbè. Oh, chi si è po' brutto. Porco due, fino a 10 anni mi sono visto. No, da cosa viene la tua ansia sociale? Allora, stiamo ripetendo la recensione perché ieri, lo possiamo dire? Il vento. Il vento ha avuto la meglio su di noi. Quindi non abbiamo Joele che sta dietro la fotocamera. Però vabbè, possiamo, lo possiamo fare comunque. Ce lo permettete? Lo possiamo fare. Dove, Joele? Partiamo con lo spiegare la trama molto brevemente del film che abbiamo visto ieri. Grandissimo film. Lo rivedresti? Per carità, no. Vabbè, diciamo che inizia con i me contro te, che sono stati incolpati, incriminati di un qualcosa, di varie cose, dal villain principale della storia, che è il signor S, nome vero Silvano, il signor Silvano Gorz, che da piccolo veniva bullizzato perché c'aveva una vocina stridula. Non sto piangendo! C'aveva i capelli blu a caschetto. Sembrava Dennis praticamente, lo conoscete già. Te, me contro te, per cambiare il futuro che è devastato da questo signor S. Vengono mandati da Gandalf il bianco, o Saruman il grigio, o unione qualcuno, dei due, indietro. Indietro, nell'anno 1991-1992, per cambiare il passato e di conseguenza portare un futuro migliore. Ma... alla fine poi c'è, cioè, il plot twist, c'abbiamo, la linea temporale, c'abbiamo tutte linee temporali. Comunque è complesso sto film. Io direi di partire con valutare alcuni aspetti di questo film. Come, diciamo, sceneggiatura. Che la sceneggiatura risulta, diciamo, poca consistenza, diciamo, dato il regista Gianluca Leuzzi, qualcosa del genere, avendo fatto solamente film dei me contro te, è limitato in quello. È limitato, diciamo che non ha questo grande background, no? Però sarebbe stato meglio Sergio Leone. E poi abbiamo gli attori. Attori che sono il punto forte. Banalmente, però posso dire, secondo me lo sbaglio che abbiamo fatto. Secondo me no. Lo sbaglio che abbiamo fatto è non vedere i film precedenti, quindi non sapere magari tutta la lore dei film. Secondo me, anche sapendo tutte le cose canoniche, risulterebbe filler ogni cosa. Tu c'hai qualche cuginetto che magari l'ha visti tutti, ci può aiutare? Per fortuna no. Ok. Reparto sonoro del film. Però funzionano. Cioè, funziona, diciamo, suoni il target. Funzionanti, li prendi, li usi. Il target è quello, comunque. Però noioso. De bambini de tra i 5, de, ho detto de. Il target è tra i 5 e i 10 anni barra 23. Abbiamo 4-5 canzoni di livello altissimo, facciamo tranne una hit estiva. Una hit però potrebbe essere estiva. Abbiamo dei sound effect che sono praticamente presi dai Looney Tunes, no? Sì, il classico. Il classico slip. Cosa brutta che il muscoloso fa il. Il muscoloso fa lo stupido, il ciccione fa. Il ciccione fa ciccione. E la ragazza che fa? E alla storia diciamo, ti sembra originale. No. Una storia un po' banale, forse. Non lo però sappiamo. Non vogliamo. Il messaggio finale sul comprendere le altre persone, mettersi nei panni degli altri, carino, i bambini potrebbero apprendere. Riassunto, non odiate, siate buoni e con i capelli blu. Diciamo, l'unica cosa a cui posso dare un po' di merito magari sono le riprese, che con tutta quella merda, diciamo, era l'elemento che magari si salvava di più. Mentre gli effetti speciali, molto brutti, da rivedere, brutti, da rivedere gli effetti speciali. La fai con l'app a 8 euro sull'App Store. Capito? Là hanno usato palesemente l'applicazione di 5 euro, effetti speciali, quella che te cade l'elicottero dietro. Poi lo faccio pure io, guarda. Guarda che questi sembrano idioti, ma questi hanno una mente che ci hanno capito tutto. Possibile candidato all'Oscar? No, non lo consiglio. Tu dici che questo film non è tra le top 10 candidati all'Oscar?
Il livello di questo film, per farvi capire, si poneva tra Fast and Furious 10 e Lo Squalo 2. E Lo Squalo 2. No, abbiamo visto per salvare chi lo dovrà vedere. Magari qualcuno, non lo so, per qualche motivo. No. Andiamo a vedere i miei contro te. Vedete prima questa recensione, valutate. Valutate. Andate a trovare sta recensione a qualcun altro. Chi cazzo la fa? Io sono capace a vedere The Irishman e valutarlo bene. È un film dell'anno. Fatti a vedere il film dei miei contro te, se c'hai le palle. Fate le recensioni. Fate le recensioni ai film, quelli che vi fanno guadagnare. Dai. Fate le recensioni a Interstellar. Fate le recensioni. Oppenheimer, il film dell'anno, mille Oscar. Sì, vabbè, non la vedete contro te. Non la vedete contro te. Operazioni girato, spie. Girato col telefonino. Girato secondo te in quante giornate lavorative? Una. Palese. Una palese. Un giorno, palese. Mattina sera. E niente, questo video è finito. Un saluto. Provateci voi a fare recensione dei miei contro te, dai. Quanto hai detto che volevi? Tre pacchetti. 70 vanno bene. No, ragazzi. T'avevo detto, il box. Il box dei Pokémon volevi? Sì, evoluzione a Paldea. Non l'hai portato? Ma 70 non per un percato. Evoluzione a Paldea, quello vale, quello sale. La prossima volta te pago per box. C'è live. Investire sulle carte, i soldi non servono più a nulla. Lo so, perché mantiene valore, tutto quanto. Andiamo a Romix.